sono sempre io, Tony Montana 4487, e oggi è un nuovo video. Tutti voi i miei amici che mi hanno chiesto di recensire la mia Walther P99, un'arma che prende molte cose da altre armi, però non come lei ce n'è nessun'altra, insomma, che sia più identica a lei. Allora, andiamo con il check di sicurezza. Caricatore scarico. Adulto a favor di camera. L'arma è completamente scarica, come potete vedere. Ok, l'arma scarica, il caricatore a posto. Cominciamo a parlare di quest'arma. È stata progettata nel 1994 nello stabilimento di Ulm della Walther, per poi essere messa in commercio e cominciare quindi la produzione di massa nel 1996. Quest'arma ha una indoppiazione, ha lo sgancio del caricatore ambidestro e ha probabilmente dietro il codino per vedere se il percussore è lanciato, come potete vedere. Questa arma comunque sappiamo che è completamente scarica. Quindi poi i comandi si trovano qui, quindi allora hold open, sgancio del caricatore ambidestro sul ponticello qua, potete vedere ambidestro. Questo pulsante qua nero con quanto altro il resto del fusto e lo sgancio del carrello per poterlo smontare. L'arma, adesso battendo il percussore, l'arma pesa 655 grammi, e in questo qua ne ho messo in calibro 40, scarica, quindi col caricatore adesso come adesso, caricatore inserito, senza colpi, per 655 grammi, quindi si può notare di quest'arma che, essendo una full size, è molto compatta, ha comunque una buona capacità di munizioni, perché essendo un caricatore bifilare, potete vedere, un bifilare, da 12 colpi, il 9x21 può contenere fino a 16 colpi, sempre lo stesso modello. Questo modello è il modello military, ci contraddistingue dagli altri modelli perché ha il fusto color verde olivastro, insomma, quindi dotazione military, ed è in calibro 40, quindi è una versione un po' particolare come tra le altre. Vedete, anche altre P99 hanno sempre comunque il carrello nero e fusto nero, infatti anche i dorsalini, come vedete, sono neri. Andiamo a vedere la dotazione. La dotazione è molto ricca. Ha due caricatori bifilari da 12 colpi, i dorsalini intercambiabili, quindi io ho messo quello più ciccione perché, tra virgolette, più ciccione perché è quello che si conforma meglio alla mia mano, che essendo molto grande, con questo dorsalino mi ha dato tutti i problemi. Quando l'ho comprata aveva il dorsalino medio montato, forse lo slim, perché c'è lo slim, il medio e il grosso. E non mi trovavo bene, però quando ho venuto mi ha detto, ma guarda che se vuoi puoi anche i dorsalini, ma per tutta la validità mi ha fatto vedere e l'ho detto, insomma, già il resto mi convinceva. Però se potevo ancora addirittura mettere un'impugnatura che si adattasse molto meglio alla mia mano, era ancora meglio, diciamo così. Un'altra particolarità sono le mire, veramente regolabili in tutto e per tutto. L'attacco di mira dietro, tipo a coda di rondine, come potete vedere, è regolabile in deriva, quindi a destra e a sinistra. Questo qua davanti non è regolabile, ma è sostituibile, perché nella scatola ne vengono forniti 4 con tanto di chiave e brugola, e sono tutti forniti per numerazione, quindi io ho la numerazione numero 4. E ognuno ha il suo spessore, insomma. Io ho provato diversi, con questo mi trovo bene. Soprattutto facendo un tiro a livello difensivo, quindi non vado
a fare un tiro di precisione mirando la tangente, ma vado a fare un tiro dove miro esattamente al centro, un tiro di tipo difensivo. Infatti, a fondo del video troverete anche un video che ho scattato, che ho fatto qualche giorno fa, al poligono dove vado io, dove sparo in rapida successione a 15 metri. Vedete che comunque la rosata, per essere sparata in rapida successione, proprio abbastanza in maniera molto veloce, e comunque ben distribuita su una sagoma. Per fare questo test, ho fatto questo tipo di tiro perché non è un'arma da tiro, ma assolutamente è un'arma da difesa, una difesa personale. È un'arma che per difesa, sia come calibro, comunque ha quel, diciamo così, ha un po' più di stopping power confronto 9x21. È molto, comunque, molto compatto e comunque gli si contano 12 colpi, che secondo me per affrontare comunque un ipotetico conflitto basta, ne avanza, no? Fa di questa un'arma da difesa assolutamente ottima, diciamo così. Poi ognuno ha i suoi gusti. Io non voglio assolutamente fare le tribe tra chi gli piace, che ne so, la Walther, la Glock, la Caracal. Io in questo momento sto facendo la recensione della mia pistola, non sto mettendo a paragone con nessun'altra, però io la reputo comunque un'ottima arma da difesa. In sala dotazione troviamo anche libretto d'uso e manutenzione, molto interessante, molto importante, soprattutto per chi non ha mai tenuto questa pistola in mano e non l'ha mai usata. Infatti anche qua c'è scritto stampato sul fusto. Ecco, warning, red safety manual. Vabbè, c'è scritto anche in tedesco, Achtung, vabbè, il tedesco non mi è dentro più di tanto. Eccolo qua. Poi c'è un foglietto, questo qua, che indica di sparare solo e esclusivamente munizioni bancate come Jeep o Sami, quindi comunque rientrano in queste tabelle come, vabbè, pressioni e queste cose qua, insomma. Molto utile, molto utile. Poi, questa è una rosata fatta probabilmente prima di uscire la fabbrica, testata da un operatore a 25 metri. Per un'arma del genere, comunque contiamo che ha una canna da 3 pollici e mezzo, quindi è abbastanza corta, ha fatto una rosata di tutto rispetto a 25 metri sempre. A 25 metri una cosa del genere per un'arma da, diciamo così, da difesa è molto buona. Molto molto buona. Come potete vedere, qua ci sono tutti i riferimenti. L'operatore che ha firmato, questa vedi, tiro 25 metri, il tipo di pistola B99, la matricola e il calibro. Manca di mettere solo la data. Però credo che questo qua sia abbastanza ininfluente. Poi, sempre nella confezione, c'è anche in dotazione questa specie di portapezzuole per la pulizia. Questo qua non l'ho mai usato, lo tengo lì. Però c'è, quindi in tutto è una dotazione molto ricca e comunque un'arma di fascia di prezzo medio e alta. I dorsalini, i mirini da mettere davanti, si può regolare anche la deriva. Ha comunque, per essere un'arma di tipo da difensivo, di tiro difensivo, da un'arma da difesa, comunque ha tanti accessori che possono anche facilitare l'uso del poligono, insomma. Ci sono tante armi che hanno le mire fisse. Queste qua invece sono completamente regolabili, quindi sia in altezza dal mirino in avanti, sia la deriva dal mirino a coda di rondine, l'attacco di mira a coda di rondine che c'è dietro. Ok, quest'arma è stata usata in due o tre film di James Bond, dove c'era ancora Pierce Brosnan. E poi è uscita ancora nei due film Casino Royale e Quantum of Solace. E quindi ha fatto anche la sua apparsa televisiva, diciamo così. Ok, un'altra cosa, quest'arma è sempre stata in dotazione alla polizia tedesca e a due o tre polizie municipali italiane, tra cui mi pare di ricordare Bressanone e Perugia. Che hanno, quindi la polizia municipale ha quest'arma qua come arma d'ordinanza.
Se qualcuno mi chiede, guarda, ho trovato una P99 a un buon prezzo, cosa mi consigli? Allora, il mio consiglio è assolutamente ottimo, perché comunque il mio consiglio è di dire comunque di prenderla, perché io dopo 4 anni che la posseggo, dopo 4-5 mila colpi che ho sparato, non si è mai, mai, mai inceppata, mai, 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 mai. Alcuni dicono perché avendo la slitta lì davanti un po', probabilmente la rampa della canna un po' ripida, potrebbe incepparsi. A me non è mai successo palle troncoconiche, RN, ho sparato 170 grani, 180 grani, 200 grani ricaricati con diverse polveri. Se tu comunque sai fare le munizioni, ma comunque che quelle commerciali, non si è mai, mai, mai inceppata, quindi è un'arma molto, molto affidabile. Ok, adesso subito farvi vedere lo smontaggio. Lo smontaggio è semplice, quindi andiamo a poggiare la superficie anteriore del carrello su una superficie piana. Spingiamo in giù il fusto di 2-3 mm, vedete? Sganciamo la parte qua. E voilà. Fusto con gruppo scatto. Vedere poi da questa parte qua c'è il carrello, la molla, la canna. Diciamo che condivide abbastanza il sistema di molte armi semiautomatiche che ci sono in commercio, quindi sono a corto rinculo, armi a corto rinculo, che hanno un sistema proprio a corto rinculo. Ok, poi qua beh, si potrebbe anche toglierle volendo il gruppo del percussore lanciato. Io non l'ho mai fatto perché sinceramente mi dà un po' da pensare, perché non perché tanto sia difficile, ma perché sono abbastanza sicuro di fare queste cose, quindi per ora ho seguito alcuni consigli che dicono di mettere il beccuccio del WD-40 di qualsiasi altro olio, spruzzare finché non esce da questa parte qua. E comunque dà una bella pulita già e non ho mai avuto particolari inconvenienti, insomma, anche non facendo questa stazione. Un giorno o l'altro metterò sicuramente lì a smontarlo, però finché adesso comunque riesco comunque a vedere che è abbastanza tutto pulito, non sto lì a toccarlo. Questo qua, quello che ho fatto vedere, è uno smontaggio da campo, semplice, insomma. Quello che si fa per la pulizia, diciamo che settimanale, se non va a sparare tutte le settimane, diciamo così. Adesso vediamo col rimontaggio, allora, si inserisce così la canna, in questo senso, che poi va fermata. Vedete, quando si blocca, è bloccata. La molla, bisogna inserirla da questa parte, quindi da questa parte qua, più sottile, verso questa parte, che questa parte qua dietro vada ad incastrarsi sulla canna. Poi andiamo. Ecco, un altro consiglio, soprattutto per chiunque abbia pistole semiautomatiche, questo è un consiglio in generale, di tenere sempre ben oliata, lubrificata le guide del carrello. Questo è un consiglio per tutte le armi semiautomatiche, diciamo così. Senza esagerare, ovviamente, non c'è bisogno che coli tutto l'olio da tutte le parti. Insomma, un pochino d'olio, un pochino di grasso al rame ci sta sempre bene. Poi a posto, si è già agganciata. Andiamo a fare check. A posto. Vediamo se si aggancia col caricatore. A posto. Quest'arma, oltre che essere in doppia azione, ha anche un grilletto particolare che si chiama anti-stress. Comunque andiamo comunque a fare comunque di nuovo il check e comunque scarica, vi faccio vedere. Come potete vedere, ha una corsa molto lunga questo grilletto, vi faccio vedere. Vedete? E però a un certo punto si blocca. A questo punto, però, questa secondo me è anche una cosa fatta un po' così per la difesa, si potrebbe tenere l'arma in fondina, ma con la corsa accorciata, per poi, in caso di eventuale effettivo bisogno, tirarla fuori e avere solo più da fare l'ultimo scatto. Comunque, ho fatto vedere che l'arma è scarica.
Posso far vedere cose come scatta. Vedi, da quando è qua, passa solo più e scatta subito. E poi ritorna nella sua posizione. E il percussore, come vedete, più non è armato. Però ormai il percussore, se avete il colpo in canna, è bello anche quello di quest'arma, è questo. E basta, come vedete, arretrare di un paio di centimetri, un centimetro e mezzo. E il percussore è di nuovo lanciato. Questo cosa succede per chi comunque fa la guardia giurata, comunque ce l'ha come arma d'ordinanza, ottenere il colpo in canna, il percussore ha lanciato abbattuto, e nel momento di bisogno estrarre l'arma e far arretrare il carrello di quei un centimetro e mezzo, quello che basta per far armare il percussore, e aver subito l'arma pronta per lo sparo, insomma, per sparare, insomma. Ok, credo di aver detto un po', quindi tutto. Inserire la parte qua dietro, i dorsalini, è facile, basta solo spingere in qua questa spina, che c'è qua, e buono. Il comando avete visti, qua c'è l'hold open, lo sgancio del caricatore se da una parte e dall'altra, e qua lo sgancio del carrello. È sempre un bel rumore, d'accordo. Come potete notare, questo video è stato un pochino più corto degli altri, perché prima di tutto ho fatto una scaletta, che di solito invece partivo subito sparato. Cioè io quando facevo i video ho già tutto in mente, quando arrivavo lì davanti all'obiettivo, boh, sparavo giù tutto e quello che dovevo dire. Invece oggi, e questo è il primo video, diciamo, dei video fatti un po' meglio, mi sono creato una scaletta e soprattutto ho tutto, come vedete, ho fatto un supporto, perché essendo che io registro solo da smartphone, perché non ho una fotocamera decente, mi sono fatto una specie di supporto per il smartphone utilizzando, pensate un po', un barattolo vuoto di GM3. Quindi anche questa è una cosa che potrebbe ad alcuni di voi interessare sicuramente. Dopo questo video seguiranno diversi caricamenti, perché ultimamente sotto poligono ho fatto un bel po' di video. Ok ragazzi, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like, non mi piace. Se non vi è piaciuto mettete pure un non mi piace, se purtroppo non vi è piaciuto. E iscrivetevi al mio canale per i caricamenti futuri. Ciao ragazzi, alla prossima!